Nelle memorie di Napoleone, cioè, per i francesi i saccheggi erano sistemati, ovunque andavano, quindi saccheggio di opere d'arte, di opere d'arte, di Monte Cassino. Monte Cassino, che è, diciamo, è il tempio della società, della cultura monastica occidentale, viene profanata, diventa stalla per cavalli. Usano le pergamene antichissime per incartare i salari, per portarseli in Francia. Vestono gli asini dei paramenti sacri e fanno suonare la Marsigliese, fanno la processione con gli asini dentro la chiesa. A Casamari uccidono 6 monaci di Santa Vita, di cui 4 erano francesi, e adesso sono ad un passo alla beatificazione. Quindi stiamo parlando a Minturno, dall'altra parte, perché si ritiravano soltanto all'interno, ma anche sulla litoranea, vengono uccisi 350 persone la vigilia di Pasqua. Cioè, quindi stiamo parlando di numeri assolutamente impressionanti, che secondo me nessuno riuscirà mai a catalogare con precisione. Però la Fonseca c'ha il liceo intitolato. Però la Fonseca c'ha il liceo. Poi, poi parlerò pure della Fonseca. Di fronte a Santa Chiara. 10-12 anni fa, che mi ricordo di era a Napoli, c'era una rotta. Venuto a mancare qualche tempo. Poverino. Volevo fare una domanda di questo genere. E poi a lei le rispondo dopo. Ma l'ha cacciato praticamente. Lei è un secondo me, secondo me stai aspettando ancora la risposta. Pure per alcuni di loro, nel senso che stai aspettando ancora la risposta. Sì, mo faccio l'anima sua. Ormai ti rispondo più. Io penso pure, no, io guardo pure dall'altro lato, perché i Mario Pagano, gli altri avevano anche, come dire, erano buona fede per certi versi. Sono stati traditi anche loro. Il Borbone, secondo me, se fosse stato per Ferdinando, l'avrebbe comunque perdonato come perdonava tutti. Perdonò Poerio, quindi. Quello è stato un po', ecco, Nelson che si è macchiato della infame grande. Infatti è stato lo stesso. Ma non è proprio. No, vabbè, è stato lo stesso Ruffo. È stato un crimine. Non è stato proprio così. Vabbè. Perché era un soldato. Non andava impiccato come un delinquente. No, poi quella è stata una cosa grave. Sì. Fucilato, va bene, la legge lo dice. Ma poi. Ma non impiccato la nave. Sì, ma poi ti dirò pure questo. È stata una schifezza fino all'ultimo. Anche perché si è venduto il suo onore a una prostituta. Comunque voglio dire, e concludo, poi magari se si può instaurare un dibattito. Ma poi mi mettete, dico due parole. Voglio dire questo, fermo restando la contrarietà sulla sorte di quei 99 patrioti, dovremmo fare per un'operazione di giustizia, dovremmo anche vedere i morti dall'altra parte. Io non voglio dire, i morti sono tutti uguali, non è che ci sono morti in serie A e morti in serie B. Però purtroppo si guarda soltanto ai 99 e non si guarda le centinaia e centinaia e migliaia, oserei dire, che hanno fatto questi giacobini. Dico solo una cosa, un dato, che è sempre tratto dai libri mortuori, perché io quando scrivo un libro ho sempre il brutto vizio di andare alle fonti, non di affidarmi a delle lucubrazioni. Ad Arce, che è un paese che si trova tra Cassino, allora San Germano e Sora, sul registro dei morti sono trovati, e ho trovato, due annotazioni del parroco che vergava l'atto di morte. C'è un tale Luigi Vannucci, 90 anni, quindi viene ucciso Luigi Vannucci a 90 anni. Io vorrei sapere qual era l'insigne che questo poveretto a 90 anni, ma c'è ancora la cosa di più raccapricciante, sempre lo stesso registro. Viene messo a morte dai francesi il figlio di Luigi Cervini, che non ha neanche il nome, sapete perché, era un neonato di pochi giorni, che viene ucciso, e il sacerdote annota, mentre era ad Uberamanis, cioè mentre prendeva dal seno della madre. Allora io dico, sicuramente è stato sbagliato della reazione, perché è stata spropositata, forse si poteva usare la clemenza come diceva il Ruffo. Però, signori miei, cioè, cerchiamo di vedere anche quelli che ci hanno rimesso la vita in maniera assolutamente innocente, che non avevano colpe di niente. Ecco. Per cui io dico che quella parentesi è stata una parentesi nefasta per la nostra zona, ma anche per voi in Abruzzo. Non dobbiamo, stragi e decini sono successi anche da voi, nel vostro territorio. Quindi rimettiamo la barra del timone. Riconosciamo innanzitutto la grandezza dell'impresa del cardinale Ruffo, riconosciamo l'efferatezza della restaurazione borbonica, ma riconosciamo pure che i giacobini sono venuti per rubare, per ammazzare e per stupire.
Se facciamo un'operazione del genere, e saccheggiamo, forse noi saremo un po' più a posto della nostra coscienza, ma soprattutto rimetteremo, come ho detto più volte, la barra del timone a dritta, perché storia significa considerare non soltanto quella che hanno scritto i vincitori, ma anche quella dei vinti, che spesso e volentieri ancora non è stata scritta.